Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video o bentornati se siete già iscritti al canale e mi avete già visto da altre parti. Nel video di oggi non succederà nulla di particolare, vedrete soltanto me che parlo molto dell'argomento di cui appunto oggi voglio parlare con questo video, ovvero tutto ciò che bisogna sapere sull'università all'estero. Cercherò di essere il più stretta possibile e chiara per spiegarvi tutte le tappe che vorrei affrontare. Se avete delle domande più particolari, dubbi, questioni, eccetera, so che alcuni di voi l'hanno già fatto, scrivermi nei commenti, farmi domande, mi trovate su Facebook, Instagram, non esitate davvero a contattarmi anche per la più banale delle domande, che poi le domande non sono mai banali. Dopo questa mega introduzione comincio subito perché non voglio perdere tempo. In questo video affronteremo, diciamo, le tappe fondamentali per capire come funziona l'università all'estero. Sembra una domanda banale, ma vi assicuro che non è assolutamente così. Ci sono tantissime cose da capire, affrontare, considerare. Io stessa, prima di prendere la decisione di seriamente contattare università all'estero e partire per andare a studiare all'estero, ero molto spaesata su tanti concetti, tante cose che nessuno ti spiega, che tu ti devi un po' arrangiare per cercare. Perciò se c'è una persona che le ha provate e, diciamo, ha superato varie tappe, che magari ti può dare delle dritte, non è male. La prima cosa da sapere quando vi interessate ad un programma di studi all'estero, e questo vale specialmente per i paesi europei e nord europei, è appunto il programma di studi che volete andare ad affrontare. Il percorso di studi che si affronta, diciamo, subito dopo la maturità, quando si è in generale 18 anni, 19 anni, è il bachelor, ovvero la nostra triennale, un programma di studi di 3 anni come appunto in Italia. Il secondo percorso invece è il master, che corrisponde a una magistrale in Italia, e infine abbiamo il dottorato, altro programma di studi, ma questo lo vedremo poi con calma. Per vedere quali sono le università che possono interessarvi o in generale le migliori università che si trovano in Europa e fuori dall'Europa, vi lascio qui sotto un sito di ranking, che sarebbe, diciamo, una lista delle migliori università. Ne potete trovare veramente tante, così vi fate un attimo un'idea di ciò che potrebbe interessarvi, ciò invece da scartare, eccetera. La seconda cosa da considerare nel momento in cui volete fare l'università all'estero è, diciamo, trovare la facoltà che vi interessa corrispondente al nome italiano della facoltà in Italia. Cosa vuol dire? Che in Italia noi abbiamo tantissime facoltà che molto spesso non corrispondono alle facoltà all'estero, oppure all'estero ci sono facoltà che in Italia non esistono e bisogna un attimino fare attenzione a davvero cercare la facoltà che ci interessa e capire veramente se il corso di studi che stiamo per andare ad affrontare è veramente quello che vogliamo fare nella vita. In più, chiaramente, i corsi variano anche in base alle materie. Per esempio, io faccio scienze politiche all'ULB e ho notato che c'è magari molta più filosofia e sociologia rispetto a matematica, e invece a un corso di scienze politiche a Forlì, appunto vicino a Bologna, e che è una delle migliori poi università per scienze politiche in Italia, c'era molto di più matematica rispetto a filosofia, storia del pensiero politico, eccetera. Perciò bisogna vedere molto come variano, diciamo, i programmi di studi da paese a paese. La terza cosa da considerare, ovviamente, è che ogni facoltà, specialmente all'estero, prevede un test d'ingresso. Moltissime università, e molte delle quali io mi sono, diciamo, imbattuta durante le mie ricerche, prevedono una application form. Cosa sarebbe un application form? È, diciamo, una serie di documenti che vanno inviati all'università per essere selezionati o meno, appunto, per il programma di studi. Cosa comprende un application form? Solitamente comprende un curriculum, una lettera di motivazione e la pagella del quinto anno di liceo, se non degli ultimi 3 anni di liceo, il voto di uscita di maturità, il voto dell'esame di stato e basta, direi. Chiaramente questa application form va inviata entro una precisa scadenza, dipende da università a università. Non allarmatevi se nel momento in cui avete inviato l'application form l'università non vi risponde subito. In ogni caso riceverete appunto una risposta, e di solito si riceve una mail dove appunto c'è scritto se siete stati presi o non siete stati presi. Il più delle volte vi dicono siete stati presi, ma
Quel ma significa che o dovete inviare altri documenti o di solito vi richiedono il voto dell'esame di maturità, che magari nel momento in cui avete inviato l'application form non avevate ancora, perché non avevate ancora finito l'esame di maturità. Perciò diciamo state sul pezzo, cercate di assecondare un po' l'università, inviare tutti i documenti per tempo e aspettare. Proprio per questo motivo il mio consiglio è quello di cominciare a cercare il prima possibile, se siete interessati a un'università all'estero, cominciare a cercare i siti, i test d'ingresso, i documenti che devono essere forniti, le pagelle, i voti, una serie di cose che vi chiederanno ovunque. Sono processi infiniti, procedure lunghissime, perciò iniziate per tempo. Un'altra cosa importante su cui bisogna fare attenzione è la lingua dei corsi che vorrete studiare. Infatti moltissime facoltà estere prevedono specialmente dei corsi in inglese, cosa che non dovrebbe porre troppi problemi. Altre università invece, altri corsi prevedono ovviamente corsi nella lingua del paese, francese, spagnolo, olandese, tedesco, dipende appunto dove volete fare l'università all'estero. Per esempio Scienze Politiche all'ULB prevede 3 programmi di studi, uno completamente in francese, uno bilingue francese-inglese e uno bilingue francese-olandese. Io ho scelto quello bilingue francese-inglese, che oltretutto è una possibilità che l'ULB ha dato a partire da quest'anno, quindi ho cercato, no, a partire dall'anno scorso. In ogni caso ho sfruttato questa possibilità perché mi piaceva molto il fatto di studiare in 2 lingue diverse. So che per ogni corso ci vuole un livello minimo B2, comunque se si esce solitamente da un linguistico non dovrebbe essere troppo un problema, e questo è strettamente riguardante l'ULB. Infine, per quanto riguarda i voti e i crediti, diciamo che è un argomento che non viene molto affrontato, specificato nei siti delle università. È un qualcosa che va un po' capito e visto quando si è direttamente là. Io in primis, se sono sincera, non sapevo nulla di tutto ciò che riguardasse voti, sessione, crediti, assolutamente nulla. Ho scoperto tutto nel momento in cui ero là. Se volete avere, diciamo, un'idea, un'infarinatura, che non è male, di voti, sessioni eccetera, la cosa che posso consigliarvi io è di contattare direttamente ragazzi che sapete che stanno facendo quel corso in quella specifica università. Se non conoscete nessuno, ovviamente, come io non conoscevo nessuno che facesse l'ULB, ho cercato su Facebook ULB e ho trovato tantissimi gruppi italiani all'ULB, italiani a Bruxelles, italiani di qua, italiani di là, ULB, pagina di questo, pagina di quello, trovate tutto. Un'ultima cosa di cui è bene informarsi, specialmente per i vostri genitori, è la retta universitaria, ovvero il costo, diciamo, dell'università. Chiaramente le tasse universitarie dipendono da università a università, da paese a paese, eccetera. Una cosa di cui sono abbastanza certa e che posso dirvi è che le rette universitarie italiane sono veramente care. Il prezzo cambia a seconda della fascia di reddito, ma in generale una media stimata della retta universitaria italiana è quella di 2.265 euro all'anno. L'ULB, appunto la mia università in Belgio, richiede un Minerval, che sarebbe la, diciamo, la tassa universitaria annuale, di 835 euro, che è relativamente basso rispetto a quella italiana per esempio. Però le cose variano davvero tantissimo da paese a paese. In Olanda il costo è su circa 1800 euro, in Francia arriva solo a 700 euro, in Spagna ci sono addirittura altri costi. La cosa, diciamo, buona per diminuire un po' il prezzo è che moltissime università offrono delle borse di studio. Anyway, per concludere questo video vi lascio qui sotto nell'info box tutto le università e tutti i link delle università a cui io ho fatto domanda o a cui semplicemente mi ero interessata. E nada, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, attivate la campanellina per vedere sempre cosa posterò di nuovo, e ci vediamo in un prossimo video.